Bene, ciao Angeli, bentornati in un altro video. Allora, come avrete visto già dal titolo, in questo video vado a parlare della recente conversione di Doreen Virtue al cristianesimo, il suo condannare i tarocchi, predire il futuro, eccetera. Erano almeno 2 o 3 settimane che pensavo se fare questo video o meno e non sapevo se farlo o no, perché molti di voi, ho notato, mi seguono più che altro per le letture dei tarocchi. E magari non vi interessava la mia opinione su Doreen Virtue, come magari qualcuno di voi non sa neanche chi è, e quindi non sapevo se farlo o meno, pensavo non mi sarebbe interessato. Poi, per fortuna, una mia iscritta sotto il video degli angeli che ho fatto quest'estate, che vi lascio qua, credo si chiami Lorena, comunque metto il tuo nome qua sopra, mi ha chiesto sotto a quel video che cosa pensi della recente conversione appunto di Doreen Virtue, e allora io gli ho risposto: appunto, lo sai che ci stavo pensando, non sapevo se fare il video o no, che dici lo faccio? Lei fa sì, mi interesserebbe molto, quindi grazie a lei questo lo faccio, poi magari interessa solo a lei, però se posso rispondere alle domande dei miei iscritti volentieri, quindi spero non vi annoi, ecco questo video. Allora, Doreen Virtue, che insomma per alcuni è anche stata una maestra spirituale, è stata sulla bocca di tutti, cioè comunque un personaggio pubblico da almeno più di 20 anni. È sia una, cioè lei leggeva tarocchi, era sì cristiana, ma comunque aveva la mente aperta. Quindi prediva il futuro, canalizzazioni, letture di tarocchi e di carte. Lei aveva creato insieme a Radcliffe Valentine tipo qualcosa come 10 mazzi di tarocchi, di cui quello degli angeli, il più famoso, ce l'ho anch'io, lo uso per fare le letture, ma ne aveva fatti tantissimi. Lei in diversi video ha sempre raccontato che comunque lei è del 55, credo. Raccontato che comunque da piccola, insomma, a quell'epoca avere visioni, preveggenza, saper intuire cosa la gente pensa, saper leggere i tarocchi, prevedere il futuro, in una società dell'epoca, in più cattolica, estremamente cattolica, quindi rigida e con la mente chiusa, era sempre stato un problema, cioè si sentiva molto sola, veniva emarginata, eccetera, eccetera. Nonostante questo, l'ha sempre detto anche che comunque lei era cristiana, credeva molto in Dio e soprattutto molto in Gesù, nel Dio cristiano si intende, e che continuava ad avere comunque ad avere fede nonostante i trattamenti subiti, continuava, andava e va a messa in chiesa ogni domenica, prega, legge la Bibbia, eccetera, però è sempre stata open mind. E ha aiutato anche moltissime persone, moltissime nel corso degli anni, canalizzazioni con l'Arcangelo Michele, come lasciare andare il dolore, come difendersi, le letture settimanali che faceva sul suo canale di YouTube, appunto. E qualche tempo fa se n'è uscita con un video in cui diceva che aveva avuto un cambio repentino, perché una domenica, vi lascio il video originale in inglese, quindi di Doreen qui sotto se lo volete vedere. Una domenica era appunto in chiesa alla messa, che non aveva nulla di più e nulla di meno delle altre messe. A un certo punto ha detto che c'era una ragazza, mi pare, sul pulpito, tutta la sala della chiesa è sparita e davanti a sé ha visto una figura luminosissima che era Gesù, che le si è mostrato e gli ha detto in parole povere che non deve fare niente che vada contro i dettami della Bibbia. Che quindi la preveggenza, le canalizzazioni, dare messaggi agli altri per conto dei defunti o dei maestri ascesi o degli angeli, quello che è, non va bene, c'è scritto nella Bibbia, gli ha detto anche di vedere un capitolo della Bibbia, ecco, un passaggio della Bibbia, che ora non ricordo, ha detto che ha provato una gioia immensa, un amore fantastico, che ha cercato anche in internet perché lei vedeva la luce che usciva dal cuore di Gesù e aveva trovato anche un dipinto, tra l'altro, di una pittrice italiana. E da lì è andata a leggere appunto il capitolo, il passaggio della Bibbia in cui si condannava la preveggenza, la tarologia, canalizzazione, insomma, dare messaggi, consultare oracoli in generale, dare messaggi consultando appunto le carte. C'era scritto che sì, le profezie c'erano perché la Bibbia ne è piena, ma bisognava prendere messaggi solo se arrivavano da Dio, mai leggere
le carte agli altri, chiedendo a santi, maestri ascesi o defunti. E in parole povere ha detto che da lì si è convertita, nel senso, lei non leggerà mai più i tarocchi, non come faceva una volta almeno. Infatti le sue letture settimanali sono molto diverse ora, io non le seguo neanche più perché, beh, poi ci arriviamo. Quindi che ha completamente, lei ha fatto una differenza tra... Perché lei si chiedeva, ha chiesto a Gesù quando se l'è trovato davanti, ma che differenza c'è tra appunto quello che faccio io e quello che è stato fatto nella Bibbia, cioè dare profezie. E lì gli ha spiegato, comunque guardate il video, Gesù, quello che lei era convinta fosse Gesù e che magari lo era pure, che i doni non andavano usati, dovevi solo ricevere messaggi da Dio e solo quando lui te li dava, senza chiedere. Le risposte comunque in generale vanno chiedute, domande vanno fatte a Dio o Gesù o agli angeli, non tramite quello che loro chiamano magia, cartomanzia, eccetera. Quindi si è convertita, ha proprio detto che non leggerà più i tarocchi, non nel modo in cui faceva prima, non farà più tutti quei corsi che faceva in giro per il mondo, le canalizzazioni online, ha detto che toglierà entro un anno dal commercio tutti i suoi tarocchi, quindi se volete dei mazzi prendeteli adesso perché non li trovate poi mai più, toglierà i nomi anche sui libri, ha tolto, mi pare dal commercio, alcuni libri che erano sul, non mi ricordo, canalizzazione angelica forse, o non mi ricordo, beh insomma ne ha tolti diversi, perché ha detto che lei non vuole andare contro la volontà di Gesù e del Signore, lei li condanna, c'era proprio scritto nel titolo del suo video, li condanna, sa di aver sbagliato, poi Gesù gli ha detto no, non c'è bisogno che non usi più i tarocchi, solo metterai una carta e farai la domanda a Dio e vediamo che messaggio lui ha. Tu non dovrai più consultarli facendo le domande, tu farai la domanda a Dio, tirerai fuori la carta e vedrai cosa Dio ti dice. Quindi lei ha detto non elimino del tutto i tarocchi solo perché me l'ha detto Gesù. Se Gesù mi avesse detto buttali, non usarli mai più, l'avrei fatto. Insomma, va avanti così, praticamente rimangiandosi tutto ciò che aveva sempre detto e considerato il trattamento che aveva ricevuto dalla Chiesa e dai insomma da quelli che condannavano tutto ciò che lei faceva ormai da 30 anni. E lei ha fatto anche un sacco di bene, cioè ha aiutato molte persone e adesso praticamente in parole povere si è rimangiato tutto, no, quello che ho fatto sbagliato. No, non va più bene, no, non lo devo fare così, toglierò dal commercio i tarocchi, i libri, continuerò a scrivere, ma sarà solo sul cristianesimo, sul cattolicesimo, su ciò che dice Gesù, Maria, eccetera, o ciò che dice Dio comunque. E quindi ecco, il succo è questo qui. Poi vabbè, ha parlato del fatto che si faceva molti soldi, ma molti li dava in beneficenza, e questo è vero, lei e il suo compagno Michael hanno salvato un sacco di animali, lei stessa va a fare volontariato alla chiesa. Ma insomma, questo è il succo. Qual è la mia opinione? Mi ha chiesto Lorena, qual è la tua opinione? Sono rimasta molto delusa, molto ferita e anche arrabbiata, onestamente, perché ha fatto un voltagabbana improvviso contro il suo stesso lavoro e tutti quelli che la seguivano a cui ha fatto del bene, che ha aiutato e che ha aiutato, penso anche a sviluppare i loro stessi poteri. Cioè, io stessa seguivo lei, per me era forse la numero uno nei tarocchi, specialmente a tema angeli, sì, penso fosse la numero uno in assoluto. E poi condanna tutti quelli che fanno queste cose, quindi mi ci metto in mezzo anch'io perché io faccio letture di tarocchi, sono molto delusa e anche un po' incazzata onestamente, perché è voltare la faccia prima ai suoi poteri, al suo dono che Dio stesso ti ha dato, voglio dire se Dio, Gesù ti danno un dono è perché tu lo possa usare per fare anche del bene agli altri, perché lei non lo faceva mai a livello egoico, non era per egoismo, aiutava sempre gli altri. Ora lo rinnega, ma scusami, se è questo Dio che ci ha dato, se è vero che ci ha dato lui questi doni, perché ora dobbiamo rinnegarli e non usarli? Allora cosa ci servono se non per noi stessi per aiutare, fare del bene agli altri? Mi sembra che le due cose cozzino tra di loro, altrimenti se fosse davvero vietato, come dice la Bibbia,
non ce li avrebbero mai dati, soltanto Dio avrebbe il dono di predire il futuro, non gli umani. E quindi sono molto ferita perché per me era, è stata una guida anche, lo so che non la conosco di persona, però per un po' l'ho presa sul personale, arrabbiata per le parole, ok, è sempre gentile nei modi in cui si esprime, però questa cosa proprio... Cioè, sento che condanna anche me e tutti quelli che sul tubo, i miei colleghi fanno la stessa cosa. Chiaramente togliendo quelli che lo fanno per truffa e prendono soldi, sia chiaro. E quindi mi sento offesa, tradita per sua volta faccia e arrabbiata, appunto. E non credo che la seguirò più. Avevo in mente di prendere comunque userò ancora il mazzo dei tarocchi degli angeli, perché comunque quando lei lo ha fatto insieme all'altro che l'ha aiutata. Comunque sono validi, tuttora mi rispondono, c'è potenza, cioè lei quel dono lo sapeva usare come, e avevo una mezza idea di comprarmi anche alcuni degli altri mazzi, non tutti, per tenermeli appunto, perché poi non si troveranno più in commercio, anche sta cosa, boh, vabbè, sono molto delusa appunto e arrabbiata, e questo era ciò che pensavo, quindi continuerò a usare sì i tarocchi che ho, suoi, e ne prenderò altri se ci riesco, se faccio tempo, perché comunque ripeto sono validi e le carte tuttora rispondono, non è che se tu cambi sfondo improvvisamente questi non funzionano più, però non seguirò più lei, mi ha molto delusa, lo ripeto, mi ha rattristato e non la seguirò più. So che lei comunque rimane una persona buona, si vede. Però a me i traditori non piacciono e questo è quello che pensavo. Spero di non avervi annoiato e di averti risposto, Lorena. Spero di non essere stata troppo dura con le parole, ma sono rimasta veramente, veramente male. Ditemi la vostra, cosa ne pensate, lasciate un commento, mettete mi piace se vi va e iscrivetevi se non l'avete fatto. E noi ci vediamo poi in un prossimo video. Ciao, Angeli.